E oggi è un giorno importante perché stiamo per inaugurare un servizio vaccinale a Montelarco, Via dell'Aquila, e che vedrete diciamo nel video. Il mio intervento sarà brevissimo, ma è pieno di ringraziamenti. Prima al sindaco che ci ha ospitato e al quale io spero di regalare, prima che lui finisca il suo mandato, l'inizio lavori di un altro cantiere che è veramente ormai storicamente lontano ma vicino. Il direttore amministrativo, il dottor Pagliarello, ha riferito proprio che 3 giorni fa abbiamo inviato in regione il progetto esecutivo. Appena sarà approvato, quindi poi si passerà alla fase delegare per poter, mi auguro, entro 6 mesi dall'approvazione iniziare in questo cantiere. Un cantiere che riporterà a Rignano una riconfigurazione di quelli che sono i servizi del territorio. E è un cantiere purtroppo sfortunato, pieno di ritardi, parte da molto lontano, qualcuno l'ha definito ecomostro, ma vedendo il progetto sicuramente sarà una delle case della salute non appena ultimata, tra le più belle della regione Lazio. E il ringraziamento va quindi a tutti coloro che hanno creduto in questo, e principalmente al Dipartimento di Prevenzione, in questo caso al servizio vaccinazione. Ogni singolo operatore, voglio ricordarlo, in periodo di Covid nessuno ha mollato, hanno lavorato forse più degli altri giorni, e con il distanziamento e con tutte quelle che erano le precauzioni, naturalmente per mantenere degli standard alti si sono dovuti fare molti sacrifici. Quindi la dottoressa Sinopoli in questo caso, e ogni singolo operatore, poi saranno loro a descrivere e a ringraziare, e il dipartimento, la dottoressa Ursino. Un grazie particolare al dottor Pagliarello, alla dottoressa Matera e a Michele Leone, che oggi ci lascerà perché sta per andare in quiescenza, e un ringraziamento perché hanno lavorato molto su questa struttura, e quindi questo per quanto riguarda la nostra parte non può che farci piacere. E ripeto, grazie al sindaco per la sua lealtà istituzionale e per il suo rapporto. Grazie mille. Per quanto mi riguarda invece un ringraziamento va proprio a te Giuseppe, ma alla salute tutta, perché mai come in questo momento la mia comunità, ma le comunità del nostro paese hanno capito la centralità della collaborazione tra l'ASL e i comuni, tra gli uffici dell'ASL e la cittadinanza, l'importanza di avere punti di riferimento sanitari, ma non soltanto sanitari ma anche umani. E quindi è fondamentale questa collaborazione che continui, è importante che oggi noi stiamo lavorando a Rignano Flaminio, un punto importante, perché mai come in questo momento si capisce la centralità della vaccinazione. Negli anni purtroppo c'è stata da parte di tanti negligenza, c'è stata purtroppo ignoranza, ma i vaccini rappresentano la prospettiva del futuro, rappresentano quello che può essere l'educazione o meno di una comunità, e per me è un orgoglio avere a Rignano Flaminio un punto di questo tipo, in questa zona soprattutto. E questa è una zona periferica ma centrale nell'importanza di Rignano Flaminio. E quindi quando è nata questa opportunità da parte mia, con entusiasmo abbiamo dato tutti gli strumenti che potevamo in questo momento di difficoltà delle enti locali a favore dell'ASL, così come la collaborazione continuerà costante per quanto riguarda la Casa della Salute. È un altro piccolo grande traguardo, non di Rignano Flaminio, perché questi non sono punti di arrivo per Rignano Flaminio, ma sono per il nostro territorio, per la nostra ASL, per i comuni circostanti. Perché in questo momento noi dobbiamo capire che non esiste più una comunità paese che chiamano famiglia, ma esiste una comunità paese che si chiama ASD, che si chiama distretto, che si chiama collaborazione costante e continua. L'abbiamo visto durante il periodo Covid, è centrale di rilanciarla costantemente, perché soltanto creando delle sinergie e delle collaborazioni si può garantire quello che i cittadini si aspettano da noi, che è il punto di riferimento, che è l'assistenza, che è la vigilanza sulla salute. Un grazie specifico al tuo Dipartimento della Prevenzione perché ci hanno supportato, ma supportato soprattutto, perché
perché in questo momento in cui purtroppo c'era un po' di caos, perché tutti immaginano le difficoltà che ci sono state, noi abbiamo avuto dei punti di riferimento costanti. Il rapporto personale tra me e te va avanti da tempo, lo sai, la stima, la collaborazione che c'è, e fino a che io rimarrò sindaco, vorrò che continuerà costantemente per il bene non di Fabio Di Lorenzo, di Giuseppe, ma della nostra comunità. Quindi grazie a tutti e buon lavoro veramente.